Per non fermarsi, l'imperativo invertire il trend al Menti, dove il Pescara ha perso le ultime quattro sfide. Colai è la novità sostanziale nel tridente d'attacco completato da Lescano e Cuppone. In difesa rientrano Brosco e Milani, a centrocampo Jabua per Aloy. Juve Stabia in difficoltà, un punto nelle ultime tre gare. Colucci torna al 4-3-3, Tonucci infortunato, Caldore invece è squalificato, prima da titolare per il 2002. Vimercati nel cuore della difesa insieme con Cinali, ha recuperato al pari dell'ex Mignanelli, a centrocampo Maselli e non Luca Berardocco. Pescarese Doc, cresciuto nel vivaio, 9 presenze prima squadra davanti Ricci e Bentivegna a supporto di Santos. Panchina per Pandolfi e più un 4-3-3 più virtuale, diciamo così, che reale. Sicuramente Ricci è più un centrocampista, però dà una grande mano in fase di non possesso. C'è questa azione dopo 4 minuti della Juve Stabia che attacca con Bentivegna. Il tocco a ritroso appunto per il suo compagno di squadra, vale a dire Maselli. La giocata in verticale elude due giocatori e poi il tocco, la combinazione con Scacca Barozzi, cerca il palo lungo, deviazione di Plizzari, 1-0 Juve Stabia dopo 4 minuti. Dunque si sblocca la situazione. Pescara sicuramente spiazzato dall'avvio deciso, aggressivo, quasi dirompente se vogliamo, dell'11 campano. Qui è stato molto bravo a superare, a eludere l'intervento sia di Mora che di Cuppone. Maselli, scuola Lecce, classe 2001. Poi la verticalizzazione, la combinazione di Scacca Barozzi trova, o meglio cerca il palo lungo, riesce solo a deviare Plizzari. Un vantaggio la Juve Stabia dopo 4 minuti. Però il Pescara insomma ci mette un po' per riorganizzarsi. C'è questo calcio franco di Luca Palmiero, la palla termina altissima sopra la traversa della porta difesa da Barosi. Siamo al 7° minuto nel corso del primo tempo. Il Pescara è sotto di un gol. Il Pescara che arriva sempre secondo, se vogliamo, all'inizio della partita sulle seconde palle, come in questa circostanza. Il destro di Scacca Barozzi, la palla termina distante. Non è soddisfatto Colombo, lo vediamo anche dal suo linguaggio del corpo. Poi ancora la formazione di casa con Santos, attaccante venezuelano che si prepara al tiro con il mancino, bloccato a terra senza problemi dall'estremo difensore del Pescara Plizzari. Inquadrati i 300 tifosi biancazzurri, non sono affatto pochi. Rivediamo ancora l'azione che abbiamo commentato precedentemente, un'azione al replay con troppo spazio che viene dato a Santos. Il sinistro però è centrale, non impensierisce più di tanto il portiere del Pescara Plizzari, classe 2000, nazionale under 21. E reagisce la formazione biancazzurra con questo destro dal limite di Colai, si distende e sventa Barosi, classe 2000, ex Grosseto, un portiere davvero molto promettente. Poi ancora la formazione biancazzurra con Mora, il pallone a sinistra, l'apertura per Milani e c'è la deviazione, scivolata decisiva di Cinaglia, rientro reattivo, poi il portiere Barosi in anticipo su Cuppone. Dunque prime avvisaglie, il Pescara reagisce, 23esimo, viene sfruttata benissimo questa transizione con Mignanelli altissimo, scoperta la fascia sinistra della Juve Stabia. Cuppone riceve appunto da Milani che cambia, fa un cambio di gioco pazzesco, pallone sul piede di Cuppone che alza la testa, praticamente deve solo spingere il pallone in rete, in fondo al sacco Lescano. Questo è il 7° gol in campionato per l'attaccante italo-argentino Facundo Lescano. Rivediamo la sventagliata di Milani, molto alto Mignanelli che lascia scoperta la sua fascia, bravissimo Cuppone, alza la testa e poi il tocco a porta vuota di Lescano. Il pareggio dunque del Pescara al minuto 23 nel corso del primo tempo. C'è grande intesa, non c'è dubbio alcuno, tra Facundo Lescano e Luigi Cuppone. Vediamo Jabua, il numero ai danni di Maselli, poi il pallone in mezzo, Cinaglia respinge il destro, chiude troppo, lo chiude troppo Palmiero con la palla che termina a 3 metri di distanza rispetto al palo destro della porta difesa da Barosi. Attenzione perché a fine primo tempo svetta in aria sul cross a calcio d'angolo di Mignanelli il numero 77 Vimercati, al debutto da titolare, classe 2000. La traversa continua a tremare, dunque fortunato in questa fase diciamo così il Pescara, ma il Pescara aveva
anche creato le premesse per il raddoppio. Poi, avvio di ripresa, pasticcio di Vimercati, si lancia in contropiede Cuppone, che però è costretto poi ad allargarsi il suo destro, che non inquadra lo specchio della porta, ha ignorato, avrebbe potuto anche comodamente servire Lescano, che si era liberato. Poi, vediamo ancora, 56esimo, l'errore di Jabouà, e Gerbo, che ha una grande opportunità, praticamente un tiro telefonato, nessun problema, per l'estremo difensore della Pescara Plizzari, 56esimo dunque rischio Pescara dopo la palla gol non sfruttata da Cuppone. E ancora i biancazzurri, vediamo con Aloy entrato in corso d'opera, il suo destro centrale viene bloccato senza difficoltà all'altezza della sua area piccola, della sua area di rigore appunto, dal portiere Barosi. Poi il cambio di gioco, e questo è il gol del Pescara, con De Sogus che aveva rilevato colai la sovrapposizione di Milani, il suo cross teso ci mette il petto, è quasi come un proiettile, il pallone viene appunto colpito con il petto da Cuppone, nulla può Barosi, e dunque 75esimo, il Pescara in vantaggio, ribalta la situazione, il quarto gol in campionato per il classe 97 acquistato in estate a titolo definitivo dal Cittadella, ex Potenza e Casertana. Una bella azione, una transizione col Pescara che è stato abile a recuperare palla, e con un'azione manovrata da De Sogus a Milani, Milani bravissimo nella circostanza, sicuramente tra i migliori in campo se non il migliore, il suo sinistro teso ci mette il petto in anticipo Cuppone su Vimercati, e la palla che termina in fondo al sacco alle spalle del portiere Barosi, incolpevole nella circostanza, l'esultanza di Cuppone. Mancano 5 minuti, difesa 5 del Pescara con l'ingresso in campo di Ingrosso al posto di Cuppone, il tentativo di testa di Zigoni entrato proprio nei minuti finali con l'attacco formato da 4 uomini, 4-2-3-1 disegnato naturalmente da Colucci, che tenta il tutto per tutto, è l'unica occasione in realtà a disposizione della Juve Stabia, continua ad attaccare il Pescara con De Sogus, il Pescara non si chiude, qui c'è l'opportunità per Crecco, Crecco che era entrato in corso d'opera proprio a 4 minuti dalla fine al posto di Mora, e si immola nella circostanza Vimercati che salva l'1-3, finisce qui la partita dopo 5 minuti di recupero a Castellammare di Stabia. Dopo 15 anni il Pescara torna ad espugnare elementi, finisce 2-1 per i biancazzurri, quinta vittoria esterna, ottavo risultato utile consecutivo. Tanto di cappello a questa squadra, squadra tosta di carattere con grande personalità.